Ciao a tutti da Parvimare, questo è il vlogus del 1º di agosto e questa è la mia colazione. Non mi imitate perché la colazione è il pasto più importante della giornata e io purtroppo quando mi sveglio non c'ho appetito e quindi faccio colazione solamente con una tazza di tè, ecco, e 2 cucchiaini di zucchero, esattamente così come vedete. Quindi non fate come me, mi raccomando, se vi aggiungete qualche fetta biscottata con la marmellata, secondo me è proprio il top, però purtroppo io non c'ho appetito appena sveglia, quindi quando mi sveglio prendo il tè e poi vado a dare un'occhiata ai social, quindi se ci sono commenti rispondo, vado a dare un'occhiata anche su Instagram, e in questo caso è questo quello che state vedendo perché sono appena entrata su Instagram e poi vado a dare anche ovviamente uno sguardo alla mia pagina Facebook, dove anche lì mi scrivete in privato e mi fa tanto piacere. Eccomi qui in bagno, quindi dopo aver preso il tè, passo in bagno. E uso questa pinza che ho preso da Tiger e vado praticamente a legarmi, insomma, i capelli, a raccoglierli, ecco, per meglio dire, per poi iniziare alla mia routine estiva. Esattamente, mi lavo i denti per prima cosa. Sto usando questo dentifricio Mentadent che non è affatto male. Intanto mi scuso per la luce che ho in bagno, purtroppo non lo so come mai, comunque mi è uscito il video, diciamo così, poco illuminato. Meno male che riguarda solo il bagno, questa poca illuminazione, quindi vabbè, possiamo chiudere un occhio. Comunque, la prima cosa che faccio dopo il tè, lavo i denti, ovviamente, e poi passo ad altro. Lavo il viso, lo inumidisco, diciamo un po', e poi passo a lavarlo con il detergente viso alla Rosa Moschetta di Bottega Verde, perché comunque al mattino preferisco, oltre a darlo una rinfrescata, anche a pulirlo il viso, sì che comunque la sera prima io lo strucco sicuramente, però al mattino non lo so, magari sono rimasti dei residui, insomma, mi sento anche più pulita e più fresca, quindi è un benessere che mi dà, ecco, lavarmi il viso al mattino. Dopodiché lo vado a tamponare, mi raccomando, non strofinate mai l'asciugamano sul viso, ma è consigliabile tamponare il viso proprio per non stressare la pelle. E dopo, vado praticamente a posare ovviamente il detergente. Qui proprio accanto al telefonino c'è una mensola in bagno, quindi lo vado a posare lì e passo il contorno occhi sempre di Bottega Verde effetto lifting. Cerco di metterne una quantità simile a un chicco di riso. E lo vado praticamente a appoggiare appunto nel contorno occhi inferiore e poi lo vado a massaggiare anche sul contorno occhi superiore. E ogni tanto praticamente vado a picchiettare anche con i polpastrelli. È importante comunque passarlo proprio appunto su tutto il contorno occhi. E questa è un'applicazione che comunque faccio tutte le mattine e tutte le sere anche. Dopo aver passato il contorno occhi, uso questa crema acqua della Sien, che è una crema a giorno, e vi dico la verità che mi sto trovando molto bene, però parliamo di questo periodo estivo, non la vedo come crema invernale, ecco. La preferisco d'estate perché comunque mi rinfresca, oltre a passarla sul viso, vedete che comunque la passo, anche sul collo e un po' sul décolleté, ovviamente non sul contorno occhi, anche perché lì ho appena passato appunto la crema apposita per il contorno occhi.
Adesso ritorno in cucina e vado a preparare la mia borsa per la spiaggia. E se volete sapere esattamente cosa c'è all'interno, vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto proprio su cosa porto, su cosa c'è all'interno della mia borsa da spiaggia. Allora, intanto prendo l'acqua fresca e vado a prendere dell'Angelica, la tisana che si fa appunto nell'acqua fredda o anche nell'acqua a temperatura ambiente. Io ho scelto questa sgonfiante e digestiva, però comunque in commercio si trovano anche altri tipi, sempre dell'Angelica. Vado a mettere l'acqua fredda da frigo, in questa borraccetta che ho io. Ne entrano praticamente 500 ml. Si mette un filtro di tisana ogni 200 ml. Quindi io con 500 ml avrei dovuto aggiungere 2 filtri e mezzo. Però comunque ne ho aggiunti due, eccoli qua, quindi si va ad immergere i filtri e dopodiché si lascia in infusione per 7 minuti. Io però vi dico la verità che anziché lasciarla 7, mi sembra che l'abbia lasciata circa 8-9 minuti. Ho aggiunto un altro po' d'acqua in modo che arrivassi, diciamo, quasi all'orlo con la quantità. E prendo il tè, lo metto nella borsa e la mia borsa da spiaggia, anche oggi è pronta per una giornata di mare. Finalmente sono pronta per uscire, ecco qua che apro il mio portone, qui c'ho le scale e niente, finalmente ecco qui, ci siamo, sono pronta e adesso andiamo a mare perché ovviamente vi porto a mare con me. Chiudo la porta e via, si parte! Tutti ragazze mie belle, un bacione da Barbie Mare. Oggi, come saprete già, se avete visto il viso, perfetto, iniziamo bene. Il video sull'avviso, e da oggi farò un video al giorno, esattamente il vlogus, quindi un vlog al giorno da oggi, che è il 1° di agosto, fino al 31 di agosto. Ce la metterò tutta, ragazze. Appunto per essere coerente a quello che sto dicendo. Anzi, vi dirò di più, ve l'ho già detto comunque nell'avviso, probabilmente non ci sarà solo un video al giorno, ma capiteranno dei giorni dove ne pubblicherò magari due, perché comunque continueranno i video sullo svuota la spesa, i video haul e tutti gli altri video, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche tante cose da dirci, o perlomeno ho tante cose da dirvi, quindi a voglia a video. Spero che comunque questa mia idea vi piaccia. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Un bacione a tutti i nuovi iscritti e un bacione agli iscritti di sempre. Lo sapete, siete sempre tutti nel mio cuore. Allora, mi sto dirigendo al mare. E non so se ci sono già le mie amiche che mi aspettano lì, oppure se ancora magari devono arrivare, anche perché io ora non so quanto tempo perderò per arrivare alla spiaggia, perché sicuramente dovrò impazzire per cercare il parcheggio, sicuramente, perché comunque sapete che nelle zone del balneari il problema è il parcheggio. Però lì, ragazze, ce n'è uno che quasi quasi giro se non me lo prendono. E qua ce n'è un altro, ragazze, mi avete portato fortuna. Ho trovato anche il parcheggio. Perfetto. Adesso parcheggio e così siamo super a posto. Comunque, ragazze, adesso io mi prendo tutti i bagagli che ho della spiaggia, bagagli per modo di dire. E non lo so se passo dal Lidl o se no, non lo so, vi dico la verità perché. O mi prendo qualcosa lì dai Lidl, qualcosa da mangiare per pranzo, oppure prendo qualcosa lì adesso ragiono. Comunque tanto andiamo insieme, quindi lo saprete cosa farò. Guardate ragazzi, ragazze, guardate quanti adesivi qua su questa macchina, troppo carino! Ragazze, qui c'è il Lidl, però praticamente non mi fermo perché non c'ho voglia, anche perché come vedete qua i parcheggi sono super pieni. Quindi sicuramente ci sarà tantissima gente e io perdo tempo e invece mi voglio buttare in acqua perché, cioè, qua si sta crepando. E addirittura domani abbiamo super bollino rosso perché dicono che
ci sarà ancora più caldo. Io non lo so, si sta morendo. Infatti sarò sicuramente dentro l'acqua la maggior parte del tempo perché non si può assolutamente fuori dall'acqua. Poi stare asciutte fuori dall'acqua è una cosa impossibile. Finalmente ragazze, finalmente sono arrivata a spiaggia e ho messo questa crema abbronzante. E se avete visto il video su cosa c'è nella mia borsa da spiaggia, vi avevo detto che prima mettevo quella 50 di Avon. Vabbè, ormai sono abbronzata, quindi non ce l'ho più di bisogno e metto praticamente questa che è della Nivea, una protezione 6. Quindi sto mettendo questa, la metto e la rimetto sempre questa tutto il giorno. Tra l'altro, la mia amica mi ha portato questo Deplian del Lidl perché ci è passata prima ed è quello nuovo, ragazzi. Vedete, da lunedì 6 agosto a domenica 12 agosto e ci sono un bel po' di offerte. Vabbè, ora me lo sfoglio insieme a lei così ci passiamo il tempo un po'. Vi faccio vedere così un'approssimativa. Questo è tutto il cibo. Cibo. Ancora non l'ho visto neanche io, vabbè, quindi non vi so segnalare se c'è qualcosa di importante, non ve lo so dire. Comunque, tanta roba per la cucina, vedo. Vabbè, per i piccoli. Vabbè, dai ragazze, comunque bene o male sapete come funziona qua dal Lidl le piantine. E le offerte del sabato e della domenica. E in più ho preso qui fuori in una cassetta postale questo di casa e anche questo adesso, anche a questo darò uno sguardo. Un bel bagnetto ce lo possiamo anche fare, eh? L'acqua è caldissima. Eccola, guardate che bella. Ecco, finalmente il mio mondo, ragazzi, il mare è il mio mondo. Ragazze, praticamente per il pranzo ho preso un toast con prosciutto e sottiletta, penso. E infatti, guardate, me l'hanno diviso in due, quindi è come se fosse, diciamo, un toast doppio, boh. Adesso quindi mangio questo per pranzo. Tra l'altro vi volevo anche dire che ho provato anche la tisana, quella che vi ho fatto vedere prima, è meravigliosa, meravigliosa. Da poco che sono qua a spiaggia e già l'ho quasi finita, fantastica. Adesso buon appetito a chi mangia. Il mare è veramente bello. Ciao, qui c'è il Vukumpra Ligure. Ciao, mettiti qua che ti riprendo. Vuoi uscire su YouTube? Cosa? Ti vuoi vedere su YouTube? No, dai, no. Non vuoi? No, Ti facciamo pubblicità. No, dai, E tu sei lascia. più bravo? No, No. Niente, lui non vuole. Niente, non lo vuoi mai. Niente. No, non vuole pubblicità. No. Niente. Sono di ritorno. Allora, il mare era veramente spettacolare, veramente bellissimo. Mi sono fatta tantissimi bagni, un'infinità di bagni perché non li ho contati neanche. Proprio perché ne ho fatti tantissimi. Ora qua entriamo in una galleria, ragazzi. Accendo magari qua. Sì, si vede. Boh, neanche con la luce si vede. Comunque sta per finire. Ho fatto, vi dicevo, tantissimi bagni. Dopodiché, niente, mi sono presa il sole. È stato bellissimo. Avete visto quel toast che vi ho fatto vedere che ho preso lì dal bar dei Lidi? Però niente, era doppio praticamente, ma non sono riuscita a mangiarlo, quindi ne ho mangiato solo uno, quindi metà diciamo. E l'altro poi l'ho condiviso con una delle mie, anzi con due mie amiche perché se lo sono diviso a metà, la metà della metà praticamente. E adesso quindi sto tornando a casa, cosa faccio? Allora, appena arrivo sicuramente non mi farò la doccia subito, anche se vorrei farla subito, però ho il pensiero della mia cagnolina, quindi preferisco farle la passeggiata, così sta tranquilla lei e sto tranquilla io. Comunque in ogni caso ci aggiorniamo dopo. Guardate che bontà che ho comprato sulla spiaggia. Sono le ciambelle con il cioccolato, wow, buonissime ragazze, non vi dico quanto sono buone. Le vendono anche normali, cioè senza vuote, ecco, senza cioccolato. Queste qua però sono sicuramente migliori e vengono 2 euro a ciambellina, però buonissime, davvero una delizia, cioè non torno a casa mai senza ciambelle. Eccomi che sono a passeggiare con la mia cagnolina, qui c'è il guinzaglio come vedete.
E niente, comunque sono più o meno le 6. Adesso passeggio un po' con lei, poi torno a casa e mi faccio la doccia, comunque poi ci vediamo dopo. E stasera non faccio nulla di particolare, praticamente verso le 11 giù di lì esco di nuovo con la cagnolina e vado all'area canina, che tra l'altro è anche bellissima, soprattutto diciamo quando è buio con le luci, solo che purtroppo non ve la potrò fare vedere perché capite che se io alle 11 vado all'area canina, torno a casa per le 11 e mezza, mezzanotte meno un quarto, quando ve lo pubblico il video, quindi quella parte lì purtroppo non la vedete. Doccia fatta, guardate che buio il bagno, lasciam perdere, ma ormai è tardi, quindi diciamo che la luminosità purtroppo è poca. Vi faccio vedere i prodotti che ho usato per farmi la doccia. Sono questo meravigliosissimo bagno doccia di Bottega Verde al Tiarè, finalmente l'ho iniziato, guardate già dove sono arrivata perché io abbondo nelle quantità. E poi come shampoo il mio shampoo preferito che è Testa Nera Gliss. Questo qui meraviglioso con la cheratina liquida, io adoro la cheratina nei prodotti. Adesso cosa faccio? Non ho messo il balsamo, quindi, ma guardate che buio, ma che nervosismo. Quindi, come balsamo uso questo senza risciacquo di Avon, della Naturals, Avon Naturals. Allora, ne prendo tipo così, vediamo se basta, un po' così, vabbè, comunque non si nota, vabbè, una quantità diciamo adeguata, e me lo vado a passare nei capelli umidi e così poi me li vado a spazzolare, così almeno me li districa, anche se comunque nodi non ce n'ho, perché comunque lavandoli tutti i giorni, nodi poi non ce n'ho, e poi comunque con quello shampoo lì già si rendono morbidi da soli. Ok, poi vado ad usare la spazzola, questa qui del Lidl, Rio Mare, Mio Mare, questa qui che è formidabile, e mi li vado a spazzolare, vedete? Cioè, come vedete, nodi infatti non ce n'ho per niente. Ecco qui, sì, no, non ce n'ho nodi, ma comunque vi dico, cioè neanche 24 ore fa li avevo lavati, no, 24 ore fa sì. Eccoli qua. E adesso praticamente una volta spazzolati vado e me l'asciugo normalmente con il phon senza piastre, ovviamente perché d'estate la piastra non la uso. E niente ragazze, questo vlog finisce qui, purtroppo perché comunque almeno quando finisco di asciugarmi i capelli vado subito di là sul computer e quindi lo carico per bene e ve lo pubblico. Purtroppo non vi faccio vedere cosa mangio, ve lo dico, della carne arrostita, vabbè, però capite che se vado a pubblicare tutto poi dopo cena, ad organizzare dopo cena, cioè il video poi arriverebbe praticamente online a mezzanotte, cioè, è tutto un casino. Ragazze mie belle, grazie per aver visto questo vlog fino a qua. Io spero che l'idea dei vlogus vi piaccia, me lo auguro con tutto il cuore, perché questi vlog li faccio per voi e per me. Cioè io quest'idea mi entusiasma tantissimo, spero anche a voi. Grazie per tenermi compagnia, perché comunque oggi ci siete state con me e mi ha fatto tanto piacere. Se non siete iscritti al canale, vi consiglio di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella in modo da essere aggiornati su tutti i prossimi vlogust e haul, svuota la spesa, prodotti finiti e chi più ne ha più ne metta. Se vi è piaciuto il vlogust, mi raccomando un like, che comunque ci vedremo di continuo tutti i giorni. Domani sarà una giornata diversa, non andrò al mare, comunque vi porterò con me, così vi renderò partecipi della mia vita, almeno del mese di agosto. Vi mando un bacione e grazie di cuore a tutti, ci vediamo domani, ciao!